Bella ragazzi, ciao a tutti, sono Ian e bentornati in questo nuovo episodio della League of Climbing. Allora, oggi continua il nostro... Magari l'avevo detto di bannarla. Porca troia. Vabbè, fa niente. Oggi continua il nostro... tryhard. Come sapete nel video di ieri di Lux ho detto che avrei voluto diventare tanto un pro player e arrivare a Diamond Alto, almeno. Almeno a Diamond Alto. Ovvio che all'inizio non posso puntare troppo in alto perché, si sa... Io non ho mai giocato in modo troppo competitivo. L'avete visto, anche voi, cioè l'avete visto, mi conoscete ormai. Ho sempre giocato a scazzo con un tunnel vision allucinante, senza contare molte di delle cose che avrei dovuto contare. Tipo che adesso non devo prendere l'ira, ma devo prendere la purificazione per Echo, Irelia e anche Thresh. Quindi la prenderemo, perché sto pensando. Cambiamo la ward, perché questa qua è da barbone. Mettiamo l'astronauta Poro. E niente, oggi continuiamo il tryhard portandovi un campione che è con una build molto particolare, Veigar, e ora vi farò vedere tra l'altro sia le build che la runa. Inoltre ragazzi, se vedete qua sono a 167 di 300 sub, appena arriverò a 300 sub rifarò il letto in live, sì, quello lì, che è sempre disfatto. Se mai arriveremo a 300 sub io vi giuro che mi alzerò e rifarò il letto in live, e voi riderete perché io non so fare il letto. White Frozen intanto ha falluato, grazie mille caro, spero che starai vedendo questo video. Allora, amici, cosa ha di particolare questo Veigar? Se guardate le sue rune potete già più o meno intuirlo. Ma perché? Oh mio Dio, siamo... Non è nessuno alla cornice di noi? Solo questo qua c'è la gold, mica che sei un team di bannati, tutti senza cornice. Oh mio Dio, il team dei bannati. Io sono Platino 2, 97 LP. Se vinco questo ovviamente vado in promo e mi piacerebbe tanto farlo, anche se... Non lo so, loro hanno un team bello forte. Noi abbiamo Jax, Fidestick e Support. Onestamente non mi piace, Mastery. Mamma mia. Abbiamo un team un po' de merda noi, onestamente. E io sono contro Heimerdinger, che non è male, onestamente. E guarda, il Cleanse ci sta, perché libero il suo stun, libero l'Ignite, libero il suo di stun, libero il suo di stun, libero il suo di grab. Quindi il Cleanse è perfetto in un matchup del genere. Se avessi avuto una lane più safe, potevo optare per un Ghost per andare più veloce, o per un Heal per curarmi e andare più veloce. Però penso che il Cleanse sia la cosa perfetta al momento. Allora, qual è la strategia di questo Veigar, ragazzi? Ve lo spiego immediatamente. Come vedete questa runa? Questa runa si chiama Glacial Augment, non mi ricordo come si chiama in italiano. Questa runa cosa fa? Ogni autoattacco di Veigar slowerà il nemico di una certa percentuale, se non sbaglio 20%. Ogni invece spell, se non sbaglio, dovrebbe rallentare il nemico del 30 o del 35, cose del genere. Ma l'importante, la cosa fondamentale di questa runa... è che gli oggetti attivi che rallentano faranno partire dei raggi per terra che rallenteranno tutto ciò che incontreranno del 60% per 5 secondi. Che è tantissimo. È tantissimo. Quindi noi cosa andremo a buildarci? Andremo a buildarsi il GLP, l'ex GLP, quell'oggetto che spara i... quella specie di cono di ghiaccio, che per l'appunto rallenta, e le Twin Shadow, che sono quei due fantasmini che cercano la gente come se fosse un lanciamissili a ricerca termica. E con questi due item, allora, teoricamente nessuno ci potrà avvicinare, perché avremo due modi di rallentare il nemico allucinanti, mentre potremo scappare col flash, col cleanse, la nostra cage, ovvero la nostra... per l'appunto il nostro stun. E per l'appunto non dovrebbero riuscire in teoria a raggiungerci. Ma la cosa forte per l'appunto di Veigar, che tra l'altro è la skin più brutta del mondo, ma va bene, volevo usare questa. La cosa forte di questo Veigar è il fatto che con la Twin Shadow e con il GLP, se noi rallentiamo qualcuno, il rallentamento si espanderà agli alleati. Tutti quanti rimarranno rallentati, pronti, perfetti nel range della mia gabbia. Così saranno tutti in mezzo e chi riesco a stunnare praticamente è morto. Quindi il principio di questo Veigar è andare a aumentare la sua capacità di stunnare un nemico rallentandolo prima. Così sarà impossibile che il nemico scappi, a meno che non ha un flash o comunque una spell di ingaggio. Io qua sto coverando perché loro potrebbero invadere. In realtà non hanno molto da invadere, cioè hanno trash. Però stiamo qua perché giustamente posso invadere.
Picking Edie's game wasn't so smart. Sono d'accordo anch'io. Allora, il gameplay di Vegar all'inizio è molto semplice. Cioè, ci darà un po' noia Aimer perché giustamente ha le torrette. Però io posso pure... Io posso pure rompergli il cazzo in questo modo. Opla! Mi sono fatto una stack con 5 gold. E 5 gold. Non è che sia questa gran cosa fare così, eh. Però... Diciamo che male non fa. Allora, dicevo... Il matchup contro Aimer purtroppo è quel che l'è. Ma lui sta mettendo le torrette in modo abbastanza sbagliato. Ok, le sta mettendo tutte quante assieme. Io le posso tranquillamente clearare. Mi fanno un po' male, per carità, eh. Mi fanno un po' male, ma... Lui adesso non ha praticamente più torrette. Il problema di Aimer è che... Non possiamo in nessun modo impedirgli di usare le torri. E non potendoli impedire, va da sé che... All'inizio sarà abbastanza rompicoglioni. Noi farmeremo quello che potremo. Aspetteremo il jungler se arriverà. E niente ragazzi, farmeremo. L'unica cosa che ci importa è farmare e colpire giustamente lui sia con la Q che con le altre abilità. Perché se noi colpiamo... Oh cazzo. Se noi colpiamo lui con le nostre spell, ovviamente le... Qua prendiamo subito una pozione. Se noi colpiamo lui con le nostre spell, ci darà una singola stack di AP per ogni spell colpita, o per ogni minion lastittato, giustamente Vegar funziona così. E l'unica cosa che dobbiamo fare è questa. Se riesco dovrei anche... Cosa sto facendo, Mastery? Oddio, è arrivata a stare la mia esperienza. Se riusciamo... Minchia, sta cosa è orribile per un jungle. Cioè, praticamente stai dicendo... Hello, sto passando di qua. Ciao, vieni a invadermi. Mastery sta dicendo questa cosa al jungle nemico. Letteralmente sta dicendo questa cosa, Mastery al jungle nemico. Ok, qua usiamo la W, perché mi serve... Mi serve staccare la Q su due bersagli. Se io riesco a staccare la Q su due bersagli, ottimizzo tantissimo il bonus che mi dà. E praticamente è il doppio. Cioè va da sé che è il doppio. Allora, il mio obiettivo è ora di sciuare la wave. Sciuare vuol dire pusharla in più fretta possibile. Sciuare la wave contro lui non è molto facile, purtroppo. Però possiamo farlo grazie alla nostra W. E andare via. Andando via, cosa succede? Che io mi prendo il Doran Ring, ok? E avrò un sustain di mana abbastanza pesante. Perché per ora c'è il Darkseal che mi dà per l'appunto più mana. Noi ci prendiamo il Doran Ring, ci prendiamo un'altra pozione che non fa mai male, una pink che è molto molto utile. Soprattutto perché uno dei miei difetti, una delle cose che devo correggere per diventare forte è mettere visione in giro. Se io non metto visione in giro, non mi proteggo dai gank, non mi proteggo da... Non mi proteggo da un sacco di cose. Quindi... Molto forte in questo mio back, perché mi darà sustain abbastanza grosso più... quello non so se riesco a prenderlo, ok? Sustain abbastanza grosso più... Più comunque statistiche difensive, perché avere più HP non è per niente male. Ora, facciamo così. Qua usiamo una W. Facciamo... Oh, cazzo, non l'ho presa. Vai, qua è my bad. Pensavo di prenderlo, onestamente. Stiamo attenti, perché lui è molto... Esatto, lo vedete. Lui è molto noioso qua. Purtroppo non posso nemmeno dire a... Non posso nemmeno dire a Mastery gankami, 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 perché giustamente Mastery morirebbe. Emerdinger da gankare è pur sempre Emerdinger da gankare. Ok, però probabilmente mi hai sottovalutato, caro, perché io qua ho fatto malissimo. Allora, non penso che noi ammazzeremo Aimer, ragazzi, Non credo. Non è facilissimo ammazzare Aimer, ma se arrivo al 6 è tanto roba. Ora guarda cosa faccio. Mi metto qua, tanco un po' i minion, tanto c'ho... Tanco un po' meno, tanto c'ho il Darkseal che mi aumenta la rigenerazione delle cure tramite le pozioni. Quindi posso tranquillamente tankarmi quei minion. Non userò troppe spell adesso, perché vorrei tenermela. Vorrei tenermi il mana per ucciderlo, perché penso di poterlo uccidere. Usiamo lo smaterializzatore. Ah, qua ho sbagliato. Volevo in teoria prendere sia lui che il minion. Che la cosa migliore da fare è prendere... Oh cazzo, aspetta, qua c'è un problema. Diamo l'SS e andiamo botlane, perché infatti non penso che riusciremo a fare qualcosa qua. Io sono senza mana, senza R, ed è un po' una merda. Ed è una grande merda. Qua la colpa probabilmente della nostra botlane. Attenzione. Va bene. Dopo devo pesciare. Ecco qua ho sbagliato, ma la mia botlane è stata molto 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 nabba. Molto, e soprattutto anche Fides, perché non dovevano assolutamente fare una roba del genere. Ok, e lui è bello noioso. Però appena faccio l'R è morto. Mi sta molto sottovalutando, ragazzi. Non ho il flash, purtroppo. Purtroppo non ho...
Ok, vuoi andare back? Vuoi andare back? Vuoi andare back? Ok, lo sa che può morire. Vuoi andare back perché lo sa che può morire. È stato furbo. Ovviamente poteva morire. No! Ok, l'ho preso. Poteva morire 100% qua. Va bene, non è andata malissimo. Io comunque ho preso 48 minion, ho fatto più minion di lui. Peccato per questa cosa botline che io abbia dovuto flashare qua. Ho sbagliato perché non dovevo assolutamente non dovevo assolutamente permettere a Mastery, o sia Mastery, scusate, a Fidestick, o comunque a Mastery, o comunque alla botline, di baitarmi in qualcosa che sarebbe stato un mio spreco di flash. Allora, lui sta invadendo e ci può stare, ma anche no, perché io non ho pressure. Se tu da jungler invadi una lane senza la pressione del mid laner, va da sé che la cosa è brutta. Ma lui non ha preso nessun tipo di resistenza magica, anche perché giustamente merding, che resistenza magica vuoi che ti prenda. Io non ho tantissime stack. Questo echo è un problema, ragazzi. Io non ho tantissime stack, però, ok, buona sta cosa. Però sono convinto di poter killare tra pochissimo. Buono. Sono convinto di poter tranquillamente killare. Se magari non sto in mezzo alle sue torrette, di poter tranquillamente killare a Ymir. Adesso sto prendendo questi danni, non perché sono stupido, ma semplicemente perché perché so di poterlo killare. Anche perché comunque c'ho... Madonna santa, mi dà fastidio come si muove. E perché comunque c'ho il... come si chiama? Madonna, troppo veloce, ragazzi. Sto sbagliato. E perché comunque c'ho le stack di pozioni aumentate. Però lui... Madonna santa, che palloso che è. Il fatto che mi fa sprecare tutto il mana è quello. Tentare di poccarlo mi fa sprecare tutto il mana. E non è una buona cosa. Lui è velocissimo in mezzo al Star Red, ragazzi. Lui ha 413 di velocità di movimento. No, non l'ho capito sta cosa. Cioè, letteralmente si è suicidato e ha dato il red. Va bene. Allora, questa cosa è brutta. Perché io non ho il mana. Io non ho il mana per fare un cazzo. Come devo purtroppo andare e perdere parecchio. Questa cosa di Mastery non l'ho capito. Amico mio. Io non ho 100 di mana, purtroppo. Oddio santo. Mo che fa? E cosa potevo fare? Mastery fa qualcosa? Ovviamente non fa niente. Niente, qua è un po' unlucky, ragazzi. Perché Mastery mi ha abbastanza intato la lane. Mi ha di nuovo intato la lane, Mastery. Cos'è la Q? Non ce l'ha, sicuramente. Vabbè, Mastery mi ha un pelo intato la lane, purtroppo. E un'altra volta. Can you please stop int? Gentilmente, mi smetti di intarmi la lane? Same. You are inting my lane. Just stop it. Beh, smettila, cioè non mi entra la lane. Vai, fanculo. Lo mutiamo. Non dovevo nemmeno scrivere, ma... A volte queste cose non riesco a sopportarle. Nel senso, perché hai dato due kill al mio laner quando io stavo bene? Non lo so. Allora, purtroppo, ragazzi, quando trovate queste persone, ve l'ho detto tante volte, potete essere calmi, composti e più forti che potete, ma qualcosa andrà storto sempre. Qualcosa andrà sempre... Oh! Fatemi la ward. Qualcosa andrà sempre purtroppo storto. Io... La mia potenza non è all'inizio, ovviamente. Vegar è un champion da late, un champion che deve scalare. Questo non penso che riuscirò a killarlo. O forse sì. Onestamente non lo so. Sei veramente noioso, caro. Sei veramente noioso. Io odio ufficialmente questo campione, ragazzi. Perché in mezzo alle sue torrette lui è iper veloce. È troppo veloce. Cioè, lui è troppo veloce, capito? E quello è il problema. Lui è iper veloce in mezzo alle sue torrette. E non ci posso fare nulla. Vorrei killarlo, Vorrei killarlo, ma non posso proprio. Sto subendo enormi danni, anche perché lui comunque ora si è preso tipo, che ne so, 800 gol di oggetto AP. Qua è unlucky. Me ne devo andare un'altra volta. Purtroppo la mia lane è messa in questo modo per colpa di Mastery. Ma non ci possiamo fare nulla. I jungler scarsi li troviamo e li sempre ritroveremo. L'unica cosa che devo fare è non farmi uccidere ulteriormente. Perché quella mia morte
Non è che potevo evitarla, però potevo non gridare. Potevo non gridare. Vabbè, qua dovrebbero vincere. Potevo non gridare come ho fatto tentando di killare Aimer e andarmene. Però pensavo davvero di poterlo killare. Non ho... Qua è stata una mia miscalculation, si dice. Nel senso che dovevo per l'appunto tenere in conto che comunque il Merdinger è molto veloce dentro le sue torrette. E non è una cosa che ho tenuto in conto, quindi diciamo che è anche colpa mia, dai. Diciamo che è anche colpa mia, perché se ne teniamo conto, probabilmente... Perfetto. No, beh. Ok. Buona così. Che sfiga, eh. Un po' di sfighetta, un po' di sfighetta qua. Forse non dovevo darlo per scontato. Comunque il Glacial Ogre, come vedete, è molto forte. Il Glacial Ogre l'ha rallentato talmente tanto che lui non poteva fare assolutamente niente. Ora, ricapitoliamo come funziona sto robo. Per i ranged, slow dal 30 al 40%. Ma quando... Perché leggo quando non devo? Mastery, attacchi? Ok, grazie, grazie. Vabbè, qua è stato un errore di distrazione parecchio pesante, nel senso che stavo leggendo per voi, ma ci può stare. Il cleanse, molto utile, ragazzi. Quando il team nemico ha tanti CC, il cleanse è assolutamente, assolutamente necessario e per forza dovete averlo. Prendiamo la pink, prendiamo... Jax morirà, ma... Vabbè, ha fatto il suo lavoro comunque, ha preso la torre. Purtroppo un altro shutdown a lui, ma vabbè, non è un problema. Dicevo... quando userò un qualunque item di rallentamento, rallenterò tutte le unità all'interno del 60%. Ora, se riesco, ve lo faccio vedere con Aimer. Giusto per farvelo vedere, eh. Cioè, non lo posso uccidere. Però, visto? Ok? Avete capito la potenza? Voi pensate questo in teamfight. Ve lo farò vedere, ovviamente, se riuscirò. Voi pensate questo in teamfight quando avete la R. Cioè, lui era morto. Se io avessi avuto la R, lui era morto. 100%. Quindi, sostanzialmente, la potenza è questa. Cioè, la cosa forte di Vigar è questa. Ora, che io l'abbia usato male, è tutto un altro paio di maniche. Nel senso che potevo giocarmela meglio in early game. Molto meglio. Allora, qua potrei essere gankato. Mettiamo una ward. Questi dovrei riuscire a killarli in questo modo. Mettiamo questo qua. Perfetto. Molto buono. Bravo, Fiddlestick. Ora scappiamo, lui potrebbe flashare. Esatto, poteva andare anche su di me. Era abbastanza logico il flash di... ci ho provato. Non è stata una combo molto pulita, perché io ho voluto provare a bastarlo. Poteva andare bene, poteva non andare. Che ancora non ho ben presenti i danni di Vigar. Devo farci il callo, diciamo. Considerando che comunque è un campione che non ho giocato per molto tempo, ci sta che io non conosca ancora i suoi danni. Ci può benissimo stare. Questa è inesperienza, non è tanto un errore tecnico. È inesperienza mia perché non so... Questo trago è free. Take it. Questa è inesperienza mia perché per l'appunto non sapevo quanti danni effettivi potessi fare a un Ekko, che comunque è a livello 9, un livello sotto di me, quindi avrei fatto comunque più danni. Lol, siamo su fatti stilare. Ah, vabbè, ci può stare. E se non sbaglio aveva anche il Nullifying Orb. Ciao. Nullifying Orb? Non riesco a vederli. Vabbè, fa niente. Jinx, non me lo stilare, lo farò, per favore. Queste sono cose che in teoria non dovrebbero succedere, amici. Cioè, io in questo caso devo stare in mid lane. Vegar non è un campione che romba, quindi non posso andare io bot. E questo farm è mio e basta, ecco. Diciamo così. Oh, il danno. Come vedete ho 93 stack, che non sono tante. Ok. Non sono tante stack, ma ho comunque già 259 di AP con un item solo. Quale Twin Shadow mi avrebbe fatto comodo. Ok. Quale Twin Shadow mi avrebbero fatto molto comodo. Perfetto. Io sono mortissimo, ragazzi. Io sono mortissimo. Purtroppo qua ero mortissimo. Ho voluto andare ad aiutare Jax. Pensavo che avremmo vinto. Ma Mastery è morto con l'ultimate attiva. Un po' una merda, onestamente. Che Mastery sia morto con l'ultimate attiva. Però, che ci vuoi fare? Oh. No, non gridare, non gridare.
Eri salvo, mate. Comunque avete visto? GLP usato su... su Tristana, l'ho stunnata. Non si poteva muovere perché era rallentata al 60% e l'ho one-shotata. Quindi buona così. Il Dark Seal onestamente non mi serve più. Anzi no, mi serve ancora per il sustain di mana, che comunque non è molto buono. Io lo sto formando bene, ragazzi. Dovrei avere almeno... add some issues. Avrei avere almeno 140-150 di farm. Purtroppo Emerdinger è un laner molto noioso, perché Veigar non è forte contro chi ti pusha la wave immediatamente. E Veigar ed Emerdinger purtroppo la wave la pusha subito. Subito, senza rimorso, senza remissioni. Qua potevo andare dritto anche senza ultimate, perché so che c'è trash. Sapevo di avere Fiddlestick. Vorrei baitare, ma non ce la posso fare. No bait. Raga, non dovete stare qua. Cioè, non mi dovete prendere la midlane. Vabbè. Non è una cosa buona questa. Io dovrei... cioè, please, go bot. Cioè, io sto bene qua. Devo solamente farmare. Jax ci sta bene. Tu non devi stare mid. Perché rubarci il farm a vicenda non farà nulla. Mastery non dovrebbe splittare perché ruba il farm la botlane, quindi è un gatto che si morde la coda. Io devo continuare a staccare. Non è che non dico che sono un Nasus, ma... pensavo veniva. Non dico che sono un Nasus, per carità, ma quasi, insomma. Porca troia, è velocissimo sto tizio. Mori, bestia. Ok, una bella R precisa. Qua ho peccato un po' di meccaniche. Però lei è stupida, l'abbiamo uccisa. qua la mia cage è stata molto forte. Non è facilissimo usare la cage di Veigar, raga, perché la cage di Veigar stunna solamente ai lati. Quindi non è facilissimo posizionarla bene dove pensate che il nemico si stunnerà. L'ho giocata veramente bene qua. Allora, no. Dov'è Twin Shadow? Twin Shadow. Eccole qui! Con questi due item io sarò intoccabile. E tutti quelli che prenderò verranno stunnati, ma rallentati tantissimo sul posto e GG. Ah, comunque non ve l'ho detto, ragazzi. Oggi stiamo alle 4 e mezza come al solito. Forse dovevo dirlo all'inizio del video. Mi sa che dovevo dirlo all'inizio del video. Vabbè, fa niente, lo dirò forse in post. Forse lo edito questo video. Faccio un bel post-produzione. Allora, morto Jinx. Qua noi facciamo solo cagate se rimaniamo. Però possiamo fare l'agguato a qualcuno. Non più perché c'era la ward. Va bene. Lui se n'è andato perché altrimenti era morto. Due inhibitor open, è buona sta cosa. Anche se onestamente io preferirei andare tutti assieme. Madonna, che brutto, ho perso il cannone. Io preferirei... non dico andare tutti assieme, ma quasi. Cioè, Jax fa bene a splittare. È Jax. Jax fa benissimo a splittare, per carità. È il suo lavoro. È il suo lavoro splittare. Allora, prendiamoci questo. Non utilizziamo ovviamente la cosa. Utilizziamo la cage. Ecco, la cage va usata in questo modo quando vi stanno ingaggiando. Non è iper semplice farlo, ripeto, perché... È quasi istintivo usare la cage in modo lungo. Non so come spiegarlo, però sì, in modo lungo. Ok. Allora, se riusciamo a... stanno facendo l'Herald? Il Baron qua ci sta. Guardate, ragazzi, guardate. Ok, questo è morto. Non si salva mai più. E guardate, ho rallentato anche Tristana, che sarà costretta a usare... no, brutto. Brutto, Mastery, brutto. Ah, purtroppo brutto. Oh, ma la mia è... vabbè, buona. Era brutto l'inglese Mastery, però avete visto la potenza del... Posso prenderlo? Ok. My bad. Colpa mia, perché se io cliccavo immediatamente la pozione mi salvavo per il danno dell'Ignite. Avrei mitigato il danno dell'Ignite. Colpa mia.
Vedete, ci sono così tante cose da tener conto. Non è facile tener conto di così tante cose, ma piano piano ci mettiamo a pensare, soprattutto in streaming. Ripeto, se io parlo tanto, nel video devo parlare tanto, quindi per forza di cose. Se io parlo tanto, mi concentrerò di meno, ma in streaming che parlo un pelino di meno e mi concentro molto di più, che vedo la chat solo quando muoio o comunque quando ci sono tempi morti, le cose vanno molto meglio. Allora, vediamo un po' le statistiche, perché comunque siamo professional. Che io non riamo Boom Master League. Ma se tanto mi ha intato la lane, ma sti cazzi. Allora, qualificato per la serie. Una cosa che non dovevo fare era dirgli che mi aveva intato la lane. Tanto è inutile, raga, e non serve a niente. L'unica cosa che fa è fare tiltare gli alleati, non va bene. Allora, ho fatto secondo per danno, comunque buono. Ho farmato malissimo, 138 in 20 minuti. Non è che sia una merda, però dovevo avere almeno il farm di Jax. Il farm di Jax era buono. Sono morto troppe volte. Sono morto per un errore dei compagni che ho tentato di tappare, non dovevo farlo. E poi sono morto. Sono quasi morto anche per. Cioè, ho perso la lane per la mia voglia di per forza andare a aggrare e killare Heimerdinger, che non potevo farlo. Però tutto sommato, sto dando un campione che comunque non uso mai. Non userei in rank. Cioè, in realtà sì. Però diciamo che userei qualcos'altro in rank. Ragazzi, oggi alle 4:30 io sono in streaming. Si terrà questo andazzo. Giocherò con lo Smurf Diamond 5, che sono quasi a metà. E non so, ieri ho avuto un sacco di gente. Ditemi se vi piace questo mio approccio. E comunque qualcosina di mio l'ho tenuto. Non è che sono piatto e noioso. Però se volete che sono un po' più divertente, fatemelo sapere. Niente, ci vediamo oggi in streaming.